Giunto alla sua sesta edizione, il Festival dell'editoria indipendente organizzato dallo spazio autogestito Grizzly, nella sede di Viale Romagna 55, è uno spaccato di alto livello su editori ed autori all'oggi in questo contesto. Nella nuova biblioteca allestita dai componenti del collettivo saranno presenti una cinquantina di case editrici che presenteranno il meglio della loro produzione. L'editoria indipendente diversamente dalle grandi case editrici, diciamo che eh, cura con più attenzione il prodotto editoriale, cura con più attenzione anche i propri autori e quindi anche le tematiche che riesce a trovare pubblicate da case editrici indipendenti sicuramente permette di affrontare delle tematiche eh, forse più importanti. Nei tre giorni dedicati al festival ci saranno incontri con gli autori, presentazioni di libri e performance musicali nelle quali saranno toccate molte tematiche legate all'attualità immigrazione o di genere o anche pezzi di storia del nostro passato recente che ancora rappresentano ferite aperte come la strage di Piazza Fontana a Milano. L'editoria indipendente è molto ampia nel senso che si passa da un'editoria indipendente micro ad arrivare anche a una casa editrice indipendente, e quindi qualcuna viaggia bene, qualcuna fatica un po' di più, noi tendenzialmente collaboriamo con case editrici di media piccola dimensione. Sia del territorio ma anche di tutta Italia. Da venerdì 15 a domenica 17 novembre, a partire dal pomeriggio, barricate di carta sono una irrinunciabile meta per chi vuole approfondire attraverso fumetti e pubblicazioni la coscienza del pensiero critico. L'editoria indipendente, però, ha il grande pregio di dare voce a tematiche e anche ad autori che diversamente non troverebbero spazio. Sì, assolutamente. In questi anni eh, veramente sono tantissimi gli autori che hanno attraversato barricate di carta, da autori più conosciuti ad autori meno conosciuti. Questo sicuramente è un pregio anche rispetto a quello che dicevamo prima, no? rispetto alla possibilità di editare su tematiche che magari non troverebbero spazio, anche se d'attualità, anche se importanti, eh, in altre magari grandi case editrici. Questo sicuramente sì.